Ciao, sono Andrea di 440 Hz. Oggi abbiamo come ospite Andrea Tarquini, finalista alle Targhe Tenco 2016 nella categoria delle opere prime, con la sua nuova realizzazione Disco Rotto. Ci farà ascoltare due bellissimi strumenti bourgeois, come tutti gli strumenti bourgeois, un classico della loro produzione che è la OM Vintage, e una Dreadnought, la D Large Sound Hall Aged Tone, un tributo alla a Tony Rice e alla sua chitarra in precedenza appartenuta a Clarence White. Andiamo ad ascoltarla. Ciao a tutti, sono Andrea Tarquini, oggi sono ospite di 440 Hz di Varese e vi presentiamo questa meravigliosa bourgeois, un'acustica americana, uno strumento di alta liuteria che Bourgeois ha dedicato a Tony Rice, ispirandosi alla storica Martin di 28 del 35, appartenuta ancora prima a Clarence White. È particolare la sua buca allargata. Questa chitarra ha delle cose particolari. Innanzitutto, primo fra tutti, il fatto che il suo piano armonico sia torrefatto. È una tecnica di torrefazione del legno che aiuta, come dire, farla sembrare più vecchia o a farle avere un suono più simile a quello delle chitarre vintage. E in effetti devo dire che ci sono riusciti. La chitarra ha un sustain enorme, ha una grande proiezione sonora e come tutte le bourgeois ha una grande nitidezza delle frequenze tra bassi, medi e acuti. Forse una delle cose migliori che io abbia mai suonato a livello di chitarre acustiche nuove. E adesso vi farò sentire una cosa. Tony Rice è il campione assoluto del flat picking, quindi della tecnica a plettro. Autore signature di tanti licks. E, insomma, questi sono solo due, ma il vocabolario di questo immenso chitarrista, cantante e compositore sarebbe infinito. Quindi, per chi volesse scoprirlo, il primo passo è proprio quello di scoprire questa incredibile chitarra. Vi facciamo sentire qualcosa. C'è vento e c'è mare mosso dalla finestra dove sei tu. Dietro la tenda c'è solo pioggia e tu riposi, riposi. E ci sta un suono come una goccia che perde acqua sempre di più. Sputi, non ci sei. Per i
i fiori ricevuti volerai. Rieccoci qui, siamo di nuovo da 440 Hz e prima di passare alla nuova chitarra vi racconto brevemente cosa stiamo tentando. Questo video lo stiamo registrando con questo microfono, che è un Ear Trumpet Labs, ossia il corno dei sordi, laboratorio del corno dei sordi. Ear Trumpet Labs è una, quelle che si chiamano boutique, un piccolo laboratorio americano dove fanno questi bellissimi microfoni nello stile dei microfoni di una volta. Possono indurre tanti musicisti a tornare a suonare in circolo e abituarsi a suonare a turno e quindi ad avere sia il suono di ensemble che il suono di primo piano quando per esempio si fa un solo o qualcosa del genere. Ear Trumpet Labs. Qui siamo con una bellissima OM, una orchestra model, sempre una bourgeois, e abbiamo un piano armonico, questa volta nuovo di zecca, sempre di abete Adirondack, che è l'abete rosso americano, ed un bellissimo palissandro indiano. È una chitarra sorprendente perché, per quanto sia nuova, ha una grandissima proiezione sonora. E secondo quello che sostengo, queste sono ottime chitarre per scrivere canzoni. C'è chi dice che siano delle chitarre eminentemente da suonare con le dita. Ma io sostengo che non sia vero, perché col plettro funziona benissimo. Questa quindi è un'orchestra model di Adirondack, sempre importata da 440 Hz in Italia, una bourgeois bellissima. E diciamo che è una chitarra di grande versatilità perché appunto consente di fare più o meno alcune cose che si facevano con questa, ma anche altre particolarmente così, particolarmente dolci, particolarmente soffuse. Le classiche canzoni